È Spino! Proprio lui! Il predestinato! Com'è grosso! Avete visto il labiale di Espino? Guardate. Chi t'ha morto? Dove sta Samuel? Eccolo lì, Samuel. È un poco rachitico, non lo so, è un poco curioso. Duncan pure è un poco più piccolo di quanto immaginavo. Eccolo qui, Stugiasi. Non male quel Giasi, nonostante non sia Lengti, Duncan, aiume piccolino stu e tu. Boh, vabbè, la finalizzazione sembra così, da come ha calciato qua. Sembra top, il problema è che questo c'ha un po' la sindrome di Mbappé su Next Gen. Non sembra bello. Non sembra prendere velocità. Eccolo qui, Samuel. Il doppio passo di Samuel Eto'o. Che lascia sorpreso l'avversario perché non si aspettava. Bello sprint boost. Vedete, sto Giasi. Nonostante non sia Lengti. Bravo Duncan. 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 Uè, Samuel. Sì? Oh, niente, le butta tutte dentro, Samuel. Oh, niente, pochi cazzi, le butta tutte dentro, eh. E Spino dice no. Ma sta simpatico questo Spino. Fa molto Tony Modestino. Mamma mia. Curra. Maronna non corre. E Spino. Ah. Samuel però quando dire Sam Goll. Io devo inquadrare un attimo quell'Espino. Ma che. Maronna, ma ho visto bene, tenne un polsino blu e tenne pure uno tup. Campione di stile, sto Espino. Ma sembra anche correre. Non Espino, no. Bravo Duncan. Espino! Espino! Guarda che intelligenza calcistica. Duncan. Oh, su Giasi mica male su Old Gen. Bello sprint boost. Guarda su Giasi, oh. Guarda, guarda Duncan. Ahi, su Giasi è veramente un bel esterno per l'old gen. Vabbè. Bravo! Maran, ma chi è il nostro eroe? Sì, ne è proprio Espino! Ma poi guardalo com'è doppio! Dopo do un'occhiata all'Instagram di Espino. Vediamo. Se non è troppo a VIP, gli scriviamo qualcosa. Oh, sta per tutte parti sto Duncan. Eccolo il nostro eroe, Espino! Ma io, ma chi sta Lengti? Perché corre così tanto? Ma corre troppo. Devi vedere come corre capanza annanza. Ancora lui! Invece stu Duncan merita un botto. No! Espino per i fotografi. Ma guarda che lui Duncan.
Quanti recuperi fa? Allucinante. Brava, Maran. Sudankan, che bello giocatore. Non si fotte con Espino. Dopo Kyle Walker non si fotte con Espino. Ancora Espino. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo provato grazie a The Rock. Noi abbiamo provato un bel po' di giocatori molto esotici. Ovviamente sia su Next che su Old Gen siamo passati un po' di qua, un po' di là. Però devo dire, dai, ci siamo, tra virgolette, divertiti. Partiamo da Giasi. Allora, lui è un esterno. È solo che l'ha da fa, per quel che mi riguarda. Un 3-4, quindi per vie centrali eviterei. Ricordiamo, queste sono carte gratuite, sono obiettivi. Trasmette un po' di... ma manco... non è manco poca agilità, ma di troncaggine, ecco. Probabilmente vuoi per il body type, per la forza. Comunque, nel complesso, quello che si nota subito di questa carta è che anche senza Lengthy prende una buona velocità. Mi ha ricordato un bel po' quel Hollow Waran là, quell'arabo esterno destro. Perché tenne una bella falcata. Poi per il resto, aiuto, cioè, è quello che è. Quindi va utilizzato esterno e basso. Io più che altro lo sbloccherei se proprio dovete sbloccarvelo per fargli fare il super sub. Tutto qua. Però, più che un buon esterno, questo non è. A lui, come stile intesa, gli abbiamo applicato un falchetto per boostare al massimo la velocità o quasi, poi il tiro e ulteriormente la fisicità. Non serve che gli è andata a boostare l'agilità, il dribbling, perché tanto di base quello è. Come voto gli do un 6 su entrambe le console. Su Old Gen pure se sprint boosta dignitosamente, ma sembra performare un po' meglio su Next Gen. Questo Duncan è una bestia. Sono proprio quei centrocampisti che piacciono a me, stra presente in game, sembra avere alto alto, 1,78 m, un po' esile, veramente un gran bel giocatore, stra presente in game, estremamente aggressivo, 92 di aggressività e nonostante le stats difensive non siano delle migliori perché c'è un 79, 81 di intercettazione, credetemi, intercetta un botto e sta sempre attaccato all'uomo, se avete una qualunque forma di pressing, questo non si scolla dagli avversari. Ogni tanto si perde in qualche passaggio, qualche palla di troppo la perde, è Lengthy, ma è straforte su entrambe le console. Quindi se vi serve uno che sia aggressivo a centrocampo, non vi interessa che non segna, che magari sorvolate pure sul passare la palla in maniera un po' me ogni tanto, eccetera. Fidatevi, lui vi piacerà un botto. È molto simile come presenza in game a quel CDC della Ligan, ma non mi ricordo cos'era, Traoré quello. Tanta roba per essere una carta gratis, stramerita. Gran bel giocatore sia su Old che su Next Gen. Come si è intesa, gli applicherei Architetto su Next e un'ombretta su Old. Come voto a lui gli do anche considerando che è una carta gratis, un bel 8, bello giocatore. Ovviamente 8 per un giocatore che vi deve fare il CDC. Già CC lui bada a saccorte perché palla al piede è quello che è. Però fidatevi che difensivamente è un animale. Parliamo di questo idolo assoluto, Espino. Questo mi ha sorpreso un botto perché non è Lengthy, ma è estremamente veloce, palla al piede e anche senza, ed è pure incredibilmente solido difensivamente. Ma le stats non dicono questo. Le stats ci dicono di un giocatore mediocre, eppure in game. Questo è piantato, veloce. Qui vedo 1,72 m, ma sembra più grosso in game di 1,70 m. Guarda la roccia, leader. E difensivamente è stravalido, ma pure per correre dritto per dritto merita. Ora, al discorso, è più forte di Mendy.
Direi di no, a me Mendy piace tanto questa. Però, se volete monetizzare, lui è un'ottima alternativa. Fidatevi, non vi lascerà delusi. Poi c'ha pure stile, ha un bello capello, un polsino blu, tanta roba. Però merita un botto, tant'è vero che gli ho scritto su Instagram, gli ho commentato un post, poi si sono accodati tutti i vari minchioti e chissà se ci risponderà. Però bello Yuka Turicchi questo, poi per essere gratis, tanta roba. Come si era intesa, un'ombra. E come voto a lui gli do un bel 7 su entrambe le console, attenzione. E poi c'è questo Samuel Eto'o, next gen, finalizzatore pazzesco. Le ha buttate, guarda, io vi giuro, tutti i tir che ha fatto ha segnati Kisten Coppa a next gen, ma proprio tutti. Eppure sapete che su Next Gen ci sono poche occasioni quando la gente contro sa difendere un minimo. Quindi la finalizzazione clamorosa purtroppo non va via per niente in velocità. Un minimo di sprint boost lo prende con i doppi passi, però in game tenendo un body type 1,79 ma sembra anche meno. Quindi non hai movimenti ampi. Dovete aiutarvi con i doppi passi, con tutte queste robe qua per cercare di prendere un minimo di velocità su Next Gen, che purtroppo non prende. Non è lengthy, se la cavicchia palla al piede nello stretto, ma comunque non è neanche il più rapido a girarsi proprio per quello che è il meta di PS5, però follia totale spendere 1 milione o buttare carte per 1 milione per questo. Follia totale, anche se siete dei fanboy. Aspettate che scende, poi al limite lo comprate e lo rivendete quando vi stufate. Su Old Gen mi sarei aspettato un giocatore alla Mbappé con lo sprint boost bruciante. Ha un ottimo sprint boost, però capite che non avete chissà quali opzioni. Gran finalizzatore anche su Old Gen, ma un conto è avere un Mbappé, un Vinicius, che tu ti sprint boosti, poi magari ti recuperano, rallenti, ball roll, scoop turn e subito te giri. Con lui sei costretto ad andare dritto per dritto, poi magari ti fermi, torni dietro perché non puoi fare ball roll, scoop turn dei 5 stelle. Quindi su Next Gen grossa delusione, anche perché non va via come mi aspettavo. Quindi su Old Gen vi ritrovate anche lì un buon finalizzatore. Un pelo più agile che prende più velocità di Next Gen, ma che non va via alla maggior parte dei difensori del gioco. Quindi fortemente sconsigliato anche su Old Gen, anche se, ribadisco, ogni tir che fa è gol. Stile intesa, gli abbiamo applicato un finalizzatore, però potete sbizzarrirvi sugli stili intesa, tanto non è che va diventare lengthy. The Rock gli ha messo finalizzatore, credo, per farlo diventare explosive. Come voto gli do su Old Gen un 6,5 e su Next Gen un 6. That's all. Non lo consiglio mai nella vita. Chissà che sa gustasse SBC 300.000 crediti, esagerato. No, un milione. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Alla prossima. Basta, gli scrivo. Bro, your special card in FIFA is insane.